E allora eccoci qua, ben ritrovati, Spazio Motori, anche questo lunedì intensissimo, nonostante, insomma, siamo soltanto all'inizio stagione, ma nell'ultimo weekend è stato un super weekend a tutti gli effetti, per quel che riguarda sia le due che le quattro ruote. Ben ritrovato Davide Russo, ciao Davide. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E ben ritrovato anche a Giovanni Messi, ciao Giova. Ciao Filippo, buonasera ragazzi. Allora, non c'è Antonio Russo che, insomma, tornerà protagonista qui con noi la prossima settimana, quindi schieramento al completo già lunedì prossimo, però abbiamo un'ora scarsa, 58 minuti prima di restituire la linea ai colleghi del calcio, perché ovviamente questo è stato un weekend pieno sia sul rettangolo di gioco che ovviamente sugli asfalti del Medio Oriente, Arabia Saudita per la Formula 1 e Qatar per la MotoGP. Partirei, se siete d'accordo, dalla Formula 1, perché evidentemente, malgrado le apparenze, e quindi doppietta Red Bull, la seconda in questa stagione, la 56esima vittoria di Max Verstappen dopo la 33esima pole position conquistata nella giornata di venerdì, perché ovviamente anche in Arabia Saudita, così come in Qatar, si è corso il sabato. Nonostante questo, nonostante una classifica in cui oggettivamente si può già parlare di fuga, io credo che dall'Arabia Saudita tornino al più di un elemento di valutazione. Partendo, Davide, Giovanni fanno con la testa, non sei d'accordo? Ci sono, dai, elementi? Sì, ci sono, no, no, perché Certo, pensavo. Allora, vero, Mario. Stavo pensando a un'altra cosa, Filippo. Parto da te. Allora, aggiornamenti situazione Red Bull. Perché, allora, durante il weekend in Arabia Saudita si era detto che sarebbe potuto essere l'ultimo weekend di Helmut Marko, che come sappiamo è della corrente austriaca all'interno, quindi quella che fa capo di fatto alla proprietà storica Red Bull, all'interno della scuderia, cioè quella che voleva la testa di Chris Horner. Poi però si è messo di traverso Verstappen, prima Jos e poi Max, dicendo noi senza Marko non andiamo avanti, tant'è che durante il weekend saudita si era parlato addirittura di Verstappen futuro in Mercedes. Si ritorna dall'Arabia Saudita, che potrebbe essere stato a questo punto l'ultimo weekend di Chris Horner, perché anche la corrente thailandese nella holding Red Bull, che ha sempre sostenuto il manager britannico, avrebbe fatto un passo indietro. Ovviamente alla derivazione di tutto ci sarebbe sempre lo scandalo legato a questi messaggi che Horner avrebbe mandato a una sua sottoposta. Ecco la situazione Red Bull, chi salta e come stiamo messi al lunedì alle 14? Giovanni Messi o Davide Russo, decidete voi. Innanzitutto è una situazione molto triste, secondo me, perché qui ormai si parla da anni di scandali, di robe che con la pista non c'entrano nulla. Quindi io di solito evito, anche sui social, sto proprio evitando di commentarla questa vicenda perché la trovo di una tristezza infinita. Per come la vedo io, il fatto che ci sia questa buona uscita per la dipendente da 1 milione di euro, per me dice tanto su questa storia. Ragazzi, Horner l'hanno voluto fare fuori, io a questo punto sono convinto di questa cosa. Chat erotiche, io a queste cose non ci credo. Per me qui c'è qualcosa di sotto, di molto più grande, e Horner è stato fatto fuori deliberatamente dalla Red Bull, da una parte della Red Bull. Adesso i thailandesi hanno eliminato, diciamo, hanno tolto il loro sostegno, non sosterranno più Horner, perché pare che in America stiano boicottando la bevanda Red Bull proprio per queste voci che ci sono su Horner. Quindi, diciamo, sono stati costretti dal politicamente corretto e dalle logiche aziendali a rimuovere il loro sostegno su Horner. Quindi probabilmente sì, adesso verrà mandato via, non sarà presente a Melbourne. Per quanto riguarda la Ferrari, o meglio la Formula 1, la concorrenza, questa comunque è una notizia negativa, perché significa che Marko resterà, significa che Verstappen resterà. Già si diceva sabato che Verstappen era pronto ad andare in Mercedes in caso di cacciata di Helmut Marko. Ma comunque con Horner fuori dalla Red Bull, ormai sembra quasi sicuro, dovrebbe restare Certo. Marco, quindi dovrebbe restare Verstappen. Insomma, avremo anche un 2025 dominato. Ecco, l'unica cosa positiva di questa storia poteva essere un 2025 veramente esplosivo con Verstappen in Mercedes, ma io credo che da quel punto di vista torni tutto nella normalità. Certo, l'unico punto, e poi passo la parola a Davide, interessante, è che se va via Horner, con grande sicurezza andrà via anche Newey. Cioè, Newey è uno che è molto vicino ad Horner. Si parla proprio del fatto che senza Horner Newey possa lasciare Red Bull. Quindi, in chiave 2026, secondo me, più che altro, è lì cambieranno tanti scenari, perché si parla di un Newey vicino alla Ferrari o al limite alla Aston Martin. C'è anche la voce a Aston Martin per Newey.
che ricordiamo dal 2026 sarà motorizzata Honda, e negli ultimi anni ovviamente il binomio tecnico che ha portato il progetto Red Bull all'apice assoluto ha avuto comunque anche da un punto di vista del motorista una rilevanza in termini Honda. Però la Stecrava, primo ascoltatore che ci scrive oggi, dice: adesso a quanto pare Horner sarebbe di nuovo al sicuro, stando a nuove indiscrezioni uscite nelle ultime ore. Quindi Davide, mettiamo un po' d'ordine, perché qui veramente ogni giorno, anzi direi ogni ora, cambiano prospettive. Marco, ultima gara, no, non è vero, Marco rimarrà perché Verstappen lo pretende. Horner, ultima gara, no, in realtà, come ci scrive Stecrava, forse Horner è di nuovo al sicuro. Che gioco è? È tutta una messa in scena? C'è qualcosa di credibile? È un hype, mettiamola così, se ho usato un termine corretto, naturalmente correggetemi in questo senso, e per tirare alta un po' l'attenzione, visto che in pista, sì, ok, cresce la Ferrari, ci sono dei giovani nuovi interessanti, ma la Red Bull è inarrivabile. Allora, rispondo subito a Stefano, tra l'altro il suo compleanno, quindi ci facciamo anche un bel augurio collettivo. Stecrava, sì. Grande, auguri Stecrava. E allora, la situazione è questa. Purtroppo credo che alla fine Horner sarà rimosso, perché nessuno ha creduto alla sua innocenza. C'è stato un processo interno a Red Bull ed è stato assolto il team principal, però sta di fatto che per finalità commerciali, dinamiche economiche, politicamente corrette, mettetela come volete, sta di fatto che negli Stati Uniti hanno preso una posizione netta a partire dalla Ford. Ricordiamo, dovrà comunque motorizzare, o meglio, apporre degli adesivi alle power unit che comunque saranno costruiti a Milton Keynes e non negli Stati Uniti, però sta di fatto che la dinamica è partita da lì e a ruota sponsor e quant'altro hanno preso una posizione netta sull'inglese. Tra l'altro ti racconto questa che è veramente incredibile: il gruppo U2, il famoso gruppo, sì, ha presentato un singolo, dovrebbero incidere un singolo dedicato al team principal della Red Bull dal titolo Don't Be Horny, Be Christian, ovviamente riferimento. Ma tu lo sai perché? Perché avrebbe un interesse personale il chitarrista, che è il suocero del fratello della dipendente licenziata. Però ragazzi, non lo traduco neanche il testo, ma sta di fatto che è stata presa veramente, è stato preso di mira Horner a questo punto, perché è sgradevole. Però scusami, Davide, la domanda che ti faccio è: allora, è evidente che, poi passiamo ovviamente a quello che è successo in pista, ma ripeto, per logica, questa è una notizia della copertina che io personalmente credevo si sarebbe risolta prima dell'inizio del mondiale, che invece sta continuando anche dopo le prime uscite. Allora, è evidente che qua ci sono due livelli, no, di questione. Horner contro Marco, credo che sia evidente, no? Chris Horner, Helmut Marko, come si contendono in qualche modo la piramide gestionale del team Red Bull, ok? Però il livello che fa la differenza in questa faccenda è poi il secondo, perché come giustamente ci spiegava anche Giovanni, come abbiamo letto in questi giorni, a entrambi sarebbero legati i due artefici tecnici del fenomeno Red Bull, cioè il teorico Adrian Newey e il pratico, cioè Max Verstappen. Allora, il fatto che Newey possa essere legato a filo doppio a Horner, lo posso concepire. Horner è un ottimo manager, indipendentemente dall'errore che ha commesso o meno. Newey è un ingegnere, ovviamente la presenza di Horner dà garanzie a Newey di poter continuare a lavorare in un certo modo. Ok. Il fatto che Verstappen sia così collegato a filo doppio con Marco, con Helmut Marko, francamente mi turba e mi sfugge. Perché Verstappen dovrebbe lasciare la macchina per distacco, ancora oggi più veloce in circolazione, se dovesse andare via Helmut Marko? Cioè, questo mi sfugge. Allora, perché? Può essere una questione di potere interno, perché questa posizione l'ha presa Jos Verstappen, che potrebbe avere un interesse, che ne sappiamo, anche economico, alla cacciata di Horner, a prendere una dimensione che comunque è legata, come hai detto tu, a Marco, che ha quasi 80 anni. Cioè, voglio dire, è una situazione dal punto di vista logico surreale, però ci sono delle dinamiche che non possiamo conoscere, ovviamente sapranno soltanto in famiglia Verstappen quello che sta accadendo. Di fatto però, Filippo, la situazione si è resa talmente sgradevole che non possono continuare con Horner.
cioè è stato messo spalle al muro e quindi adesso probabilmente sarà rimosso dall'incarico. Difficilmente credo che coinvolgerà le Spice Girl per replicare a U2 con la moglie. Ricordiamo che la moglie di Chris Horner, per chi non lo sapesse, è un ex Spice Girl, quindi c'è anche questo intreccio musicale ad alti livelli. Sentite, no. Quindi telegrafici, e poi passiamo alla pista 24, fine settimana. No, devo rispondere su Vaché, sì, certo. E Newey. Ovviamente sì. Uno dei due secondo me andrà via. Quindi o andrà via il padre fondamentalmente della Red Bull, che è Newey, dopo aver vinto tutto, potrebbe essere coinvolto in Ferrari, no? In un progetto nuovo, oppure e quindi lasciare a Vaché questo ruolo in Red Bull, altrimenti secondo me il secondo andrà via. Quindi questo potrebbe far nascere delle dinamiche tecniche importanti per i top team. Enorme. E ci può stare il discorso anche degli stimoli che dicevi te. 24 marzo si tornerà in pista per quel che riguarda la Formula 1, tappa direi istituzionale, Gran Premio d'Australia a Melbourne. Percentuali di vedere ancora lo stesso organigramma Red Bull anche in Australia, proprio numero da 0 a 100? Io dico sì, 5-10 massimo. Infatti, che ripeto, domani potrebbe essere tutto diverso, quindi non ci sono certezze. Però vediamo la gara. Allora, Verstappen dominante, come al solito siamo sempre lì, no? Cioè sulla velocità, e lo dimostra anche insomma il tempo mostrato da Leclerc, ricordiamo il giro più veloce appunto per il pilota ferrarista. Sulla velocità evidentemente la Red Bull è raggiungibile, è sul passo gara, ragazzi, che evidentemente manca ancora tantissimo. Cioè il fatto che si sia visto forse il più equilibrato Sergio Perez negli ultimi anni in queste due prime gare dimostra proprio che la macchina fa miracoli anche comportamentali, secondo me, perché Perez è stato scudiero esemplare in queste prime due uscite. Voi l'altra volta mi dicevate: vabbè, ma sai, Perez forse si è messo l'anima in pace, ha capito che più di così non può andare a livello professionale, quindi si è rassegnato a fare l'educato all'interno del box Red Bull. Però siamo sempre lì, no, Giovanni? È il passo gara che è disarmante di questa monoposto, della nuova RB20. Cioè, su questo davvero non c'è al momento nulla da fare. Sì, sono d'accordo, ma a me sembra che anche in qualifica questa Red Bull abbia fatto un netto step. Cioè, io ero pronto a scommettere su una pole di Leclerc a Jeddah, e invece ci sono stati 3 decimi di differenza. Cioè, 3 decimi non sono pochi in Formula 1. Cioè, adesso la Red Bull pare davanti anche in prestazione pura sul giro secco. Quindi sicuramente hanno fatto degli enormi passi in avanti, sono stati strepitosi a rivoluzionare la macchina, perché io credo che una Red Bull che con uno sviluppo, con un piccolo sviluppo della macchina l'anno scorso non sarebbe stata sufficiente a battere la Ferrari. Cioè loro hanno fatto bene a rivoluzionare, perché la Ferrari, ragazzi, ha fatto uno step veramente veramente notevole, questo glielo dobbiamo riconoscere, nettamente seconda forza anche su questa pista. Però Red Bull è stata forte proprio nel rischiare, nel rivoluzionare, perché evidentemente ha capito che i rivali si sarebbero avvicinati, e Helmut Marko, che di solito sbeffeggia sempre i rivali, ha detto: la Ferrari si sta avvicinando, hanno fatto un grande lavoro e noi non possiamo addormentarci, dobbiamo continuare a spingere, perché comunque il lavoro fatto a Maranello è stato ottimo. Certo, ci sono ancora dei problemi da sistemare, io ho un po' notato che forse c'è ancora un po' di carenza a livello di carico aerodinamico. Cioè la Ferrari stavolta ha un problema opposto all'anno scorso. L'anno scorso surriscaldava le gomme, adesso tende un po' a faticare nel farle lavorare. C'è magari problemi di innesco della temperatura, c'è qualcosa ancora da sistemare. Però si conferma che alla fine della gara la Ferrari aveva un bel ritmo. La Ferrari alla fine della gara aveva il ritmo della Red Bull. Poi il giro veloce, e qui concludo, si può spiegare, l'ha spiegato anche Leclerc, ha avuto il DRS di Ricciardo quando ha fatto il giro veloce. Sappiamo che il DRS a Jeddah sono almeno 3-4 decimi di vantaggio, quindi il giro veloce inganna, probabilmente il Khan non se n'è accorto di questa cosa del DRS quando ha rilasciato l'intervista post-gara. Però sicuramente nel complesso positivo, è chiaro ragazzi, il 2024 i titoli sono assegnati, ma magari qualche gara se la potranno giocare. Assolutamente d'accordo con te. Un paio di messaggi. Stecrava ancora rilancia sulla questione di Horner: non verrà cacciato perché si creerebbero dei problemi a livello di team, visto altri componenti potrebbero lasciare la squadra, e quindi è molto rischioso, quello diciamo prima. La Formula 1 è ancora viva, qua ragazzi siamo ad Hollywood, ormai non più Formula 1, vergogna domenicali, via Ricciardo, via Sargent, via Strulovic. A me fa ridere perché io l'ho scoperto qui con voi. Chiariamo chi è Strulovic, ragazzi. È il cognome vero del padre di Stroll. Lance Stroll, cioè, ok, quindi anche naturalmente del padre, quindi seconda guida e proprietario l'altro, o comunque gestore, sì.
no, diceva tutti gli effetti proprietari del team Aston Martin. Gabriele Regge 2000, Ricciardo è raddoppiato, si riferisce ovviamente a un episodio che poi magari analizzeremo. Ancora Stegrava, per quanto riguarda la pista, Suzuka sarà cruciale, visto che si vedranno i primi sviluppi da parte delle squadre. Quindi iniziamo già a proiettarci nel calendario. Suzuka è tra due Gran Premi, Australia e poi Giappone. Davide Russo, dalla tua prospettiva, poi apriremo anche la parentesi Ferrari, perché... giustamente diceva Giovanni, Ferrari in grande crescita, e poi ovviamente c'è la favola di questo ragazzo che insomma gliel'hai tirata te a Sainz per l'appendicite, Russo. Io appena ho letto Carlos Sainz, però ho detto che okay, Russo è andato giù di Macumba, poi stando in Spagna entrambi sicuramente, però complimenti veramente ad Oliver Berman, che ha fatto, si pronuncia Berman giusto, la pronuncia corretta? Sì. Sì, Berman a tutti gli effetti, ha fatto veramente un esordio importante, e bisognerà capire anche in effetti a questo punto se è una rondine, cioè se è una rondine che non fa primavera, oppure se ci può essere una prospettiva legata a questo ragazzo anche in chiave Ferrari. Però prima, Davide, vorrei la tua opinione. Campionato già chiuso? Fondamentalmente qualcuno sostiene che sarebbe stata utopia considerarlo aperto ancora prima dell'inizio della stagione. Ma assolutamente sì. Ah, io sono stato uno dei pochi, se ricordi, che ti dissi sin dall'inizio che questo vantaggio non si sarebbe dissolto in nessun modo, anzi l'obiettivo era mettere le ruote davanti a Perez, e sembra improbabile anche questo al momento. Come ha detto Giovanni, c'è un grave problema in Ferrari, questo della difficoltà di scaldare bene le gomme, e l'ha detto Leclerc a fine gara, nonostante abbiano massimizzato tutto, ma i problemi ci sono stati all'inizio dello stint, poi anche ovviamente con sia le mescole medie che con quelle dure. Berman invece è partito con le rosse, ma è stato salvato da una safety car che probabilmente ha tolto anche un altro gran chelem, Max Verstappen, è andato a sbattere proprio il figlio di Strullovic. Di conseguenza, ragazzi, io la vedo improbabile, cioè una situazione tale che l'RB20 ha dimostrato una superiorità sul passo gara ineguagliabile, e Leclerc non è neanche riuscito a stare nella finestra di 5 secondi perché Perez ha fatto un unsafe release, ovviamente insieme alla squadra, e nonostante la penalità ha gestito senza patemi questa seconda posizione. È veramente preoccupante, perché poi te la lancio lì a sto punto, largo e giovani, mettiamo Berman al posto di Sainz già da adesso, perché tanto è inutile. Cioè, io sono convinto che in questa fase, dato il vantaggio che c'ha poi la Ferrari come seconda forza sulle altre, basterebbe anche Berman e lo facciamo crescere. Ma ovviamente per ovvi motivi contrattuali Sainz rimarrà lì, e poi giustamente arriverà il buon Hamilton. Sta di fatto che mi auguro che Ginas possa garantire un sedile a questo ragazzo, perché stanno puntando ancora su due piloti stagionati, ed è giusto che poi in Formula 1 arrivino nuovi talenti che possano crescere. Senti, a proposito di piloti, sentite, anzi a proposito di piloti non più giovanissimi, chiariamo anche il messaggio che ci ha mandato prima Gabriele Legge 2000 su Ricciardo, che tra l'altro fa in rima con quello che ci ha scritto prima la Formula 1 ancora viva, tacciando anche Ricciardo, via anche Ricciardo, oltre a Domenicali, a Sargeant e a Stroll. Cosa è successo ieri a Dani Ricciardo, anzi sabato a Dani Ricciardo, ragazzi? Ha scritto, io ho detto che Leclerc ha fatto il giro record grazie al DRS di Ricciardo, no? E il ragazzo ha scritto che era doppiato, sì, ma pur essendo doppiato, se si trovava con meno di un secondo di vantaggio su Leclerc, Leclerc può usufruire del DRS, quindi doppiato o non doppiato non conta nulla, se era davanti di poco gli ha dato il DRS, quindi Leclerc ha avuto un gran vantaggio. Poi volevo un attimo commentare, Filippo, questa togliendo, come diceva Davide, il gran chelem a Verstappen, sì, ma comunque dimostrando che, a parte consegnando un punticino in più a Leclerc, ma in generale insomma dimostrando che la Ferrari è relativamente avvicinabile alla Red Bull sulla velocità, giro secco veloce, tant'è che Leclerc insomma due gare su due prima fila. Prego Giovanni, però non te lo... Sì, no, stavo dicendo, Berman è stato strepitoso, cioè comunque arrivare davanti a Hamilton, Norris, gestione della macchina veramente incredibile. Però se mi consenti una piccolissima polemica, cioè arrivi su una pista comunque, cioè secondo me è un messaggio relativo a queste Formula 1 che sono troppo facili, ragazzi. Certo. Cioè, perché a 18 anni non ha fatto nessuna prova libera, non ha mai guidato questa macchina su una delle piste più difficili del mondiale. Cioè, o siamo davanti a un Senna, che onestamente, vedendo i risultati nelle categorie minori, è un ottimo pilota, è un grande pilota, ma non ha vinto né la Formula 3 né la Formula 2, oppure c'è qualcosa da rivedere. Ma anche Albon, come si chiama, De Vries, due anni fa a Monza, certo, certo, salì sulla Williams al debutto, punti, Lawson anche l'anno scorso,
appunti a Singapore, cioè sono diventate delle macchine che in un ambito professionistico, chiaramente non è che noi dal divano possiamo andare a guidarle, sono troppo facili. Cioè io appena ho letto che Sainz non avrebbe corso sopra Berman, ho detto se supera il Q1 è un miracolo, cioè fa un'impresa storica. Invece in gara è stato bravissimo, eccezionale nella guida, però secondo me non è un bel segnale per la Formula 1. Cioè, quindi ormai... perdonami, ridimensioni quello no, che... No, ridimensiono. No, alcuni media, perché poi purtroppo i media italiani quando vedono, sono un po' come i tori quando vedono rosso, no, impazziscono. I media italiani quando vedono rosso da questo punto di vista si fanno prendere da entusiasmi un po' smodati. Qualcuno già parla di fenomeno Berman in queste ore, insomma. No, è stato bravissimo. Indipendentemente, cioè, dalla prestazione, in Arabia Saudita, evidentemente promuovibile da un punto di vista proprio di performance, come dicevi te. Ma cioè, questo è un prospetto, ragazzi, è un pilota su cui addirittura qualcuno dice ora sarà un problema con Hamilton che arriva. Secondo me è uno che può fare molto molto bene, ma io l'ho detto subito appena è finita la gara, e vedendo anche questo Hamilton, io come ho detto sin dal primo momento, Hamilton lo ritengo un rischio perché è uno che ha più di 40 anni e con una Ferrari che comunque non è ancora da vertice. Io preferisco il giovane, cioè da un certo punto di vista il giovane lo paghi di meno, te lo puoi far crescere e puoi spendere tutti quei soldi che hai speso per Hamilton per un set di ingegneri. Vabbè, però ormai il contratto è fatto, Giovan. Il contratto è fatto assolutamente. Però ragazzi, il problema di Hamilton non è il talento, perché Hamilton è una stella. Però l'hai visto, appena ha una macchina che non è competitiva, crolla mentalmente. Cioè Hamilton adesso ha visto che questa Mercedes non va come quella di 2 anni fa, sta facendo il compitino. Cioè certo, sempre dietro a Russell. Cioè alla Ferrari serve anche uno che comunque tiri fuori qualcosa, cioè non ha l'approccio di Alonso, perché Alonso quando le cose vanno male comunque ti tira fuori il 110%, ma storicamente è stato così, ha sempre avuto bisogno di una monoposto comunque al top. Cioè dei dubbi mi vengono a me, spero che venga fuori, cioè ogni gara spero che Hamilton faccia bene, perché deve dare dei segnali. Berman comunque secondo me l'anno prossimo avrà la sua occasione in AS, perché oggettivamente ha fatto vedere al di là di tutto una prestazione di livello. Il curriculum di Berman rapidamente: lo scorso anno è arrivato sesto in Formula 2, 2 anni fa è arrivato terzo in Formula 3, il campionato chiaramente parliamo, quindi alla fine della stagione, sesto posto finale lo scorso anno in Formula 2, terzo posto finale 2 anni fa in Formula 3. Come diceva giustamente Giovanni, Davide non ha il percorso del predestinato, comunque di quello autenticamente riconosciuto come tale. Le uniche due vittorie, se vogliamo così andarle a considerare tali, ha vinto nel 2022 la Formula 4 italiana, nel 2021 scusami, però insomma sembrano risultati da buon pilota, non da predestinato, considerando che poi ci sono stati tanti altri piloti. Mi viene in mente a me Nico Hülkenberg, no? Che nelle classi minori dava la paga a tutti, anche agli attuali o comunque gli ultimi vincitori, ovviamente. Sì, rispondo a Gabriele che 2000, assolutamente sì, hai ragione, ha vinto a Monza lo scorso anno in Formula 2, il sesto posto finale nel campionato, ovviamente. Però dicevo, bisogna essere sempre un po' cauti quando si controllano i risultati nelle classi minori. L'esempio di Nico Hülkenberg, che sembrava il nuovo Schumacher destinato veramente a cannibalizzare la scena per quello che stava facendo nelle classi minori, direi che è evidente. Poi Hülkenberg si è un po' perso una volta arrivato in Formula 1. Davide, la tua opinione su Berman? Merita un'opportunità, quindi un progetto, un programma di una stagione intera, magari in un team secondario, la Ferrari come lo dovrebbe gestire? E soprattutto, ma Sainz quando torna? Già dall'Australia? Sì, si è operato, tutto a posto, per fortuna, anzi, gli auguriamo... Entusiasmo, per dirlo, La risposta di Davide Russo è... sì, cioè, veramente un entusiasmo, vai. Berman, ci fa piacere che sia. Però sai, a proposito di questo, ne parlavo anche con Giovanni Sainz, al di là del 2022 dove salì sul podio, terzo posto a Jeddah, aveva fatto un sesto ed un ottavo in Arabia Saudita, ma senza fare confronti con Berman che ti sale settimo e si mette davanti ad Hamilton, però la sensazione, come ha detto Giovanni, è proprio quella di monoposto molto facili da guidare, cioè se non fosse per la questione fisica, no? Legata al collo, perché abbiamo visto il pilota che si è dovuto un attimino anche adagiare sulla struttura stessa dell'abitacolo. Per il resto non ci sono particolari problemi
nel passare da una Formula 2 a una Formula 1, cioè anche sul piano della potenza, nonostante poi anche il tracciato sia ostico, no? Angusto, Berman ha dimostrato una maturità, un'intelligenza clamorosa, e probabilmente in un circuito diverso avrebbe fatto anche meno fatica, ad esempio, a sopravanzare, perché si è trovato nel traffico, certo, no? All'inizio, certo, è partito con le gomme soft proprio per cercare di scavalcare Tsunoda e i piloti davanti. Sta di fatto che meriterà l'occasione, ma Ginas, dopo l'esperienza negativa con Mick Schumacher e ovviamente Mazepin, ha puntato tutto sull'esperienza. Quindi anche questo è da vedere, magari è iniziato un nuovo corso senza Steiner, vedremo, ma io sono per lasciare spazio ai ragazzi giovani, ovviamente a 18 anni i suoi numeri sono relativi, perché noi abbiamo negli occhi Verstappen, che a 18 anni andava già a vincere in Formula 1 il suo primo Gran Premio, ma è giusto anche non adeguarci a quegli standard, magari un anno in un team minore potrebbe servirgli poi per il grande salto. Di sicuro ha sfruttato al 100% l'occasione e rimarrà negli occhi di tanti tifosi della Rossa. Assolutamente. Tra l'altro leggevo una dichiarazione, non voglio fare un passo indietro, ma ripeto, per forza di cose quello che sta succedendo in casa Red Bull tiene il banco, una dichiarazione che hanno rilanciato su Sport Mediaset 3 ore fa, ma che credo non sia raccolta da loro, in cui Horner virgolettato cita, dice testualmente: non puoi costringere, riferito a Verstappen, a rimanere qualcuno controvoglia. Quindi continuano queste diatribe, insomma, su queste schermaglie. Veramente ambiente surreale quello che si sta respirando in queste ore in Red Bull. Faccio chiarezza, appunto, tra gli altri, Sport Mediaset ha rilanciato questo virgolettato di Horner, che rivolgendosi a Verstappen indirettamente avrebbe detto: non puoi costringere qualcuno a restare controvoglia, sottolineando quanto fondamentalmente il pilota campione del mondo, secondo Horner, stia un po' speculando e strumentalizzando tutta questa situazione per giustificare o comunque per alimentare un suo mal di pancia, perché di fatto vuole cambiare aria, quindi vuole accasarsi ora a Mercedes o chi per lui. Certo, sarebbe davvero qualcosa di clamoroso. La Formula 1 ancora viva, giustamente ci segnala Berman, lo scorso weekend prendeva la paga da Kimi Antonelli. Beh, ma Kimi Antonelli, ragazzi, rispondo a lui, ma insomma sottoscriviamo in pieno anche noi, forse uno dei prospetti più interessanti, oltre che orgogliosamente italiano. Quindi tutto sommato il fatto che Berman, però sulla paga non sono d'accordo, perché qui a Jeddah Berman aveva fatto una grandissima pole position in Formula 2, poi non ha corso ovviamente la gara perché ha corso in Formula 1, quindi non l'ha fatta la gara. E Kimi Antonelli, ragazzi, deve darsi una svegliata, consentitemi, già, perché l'inizio è stato molto negativo. Cioè, l'inizio di Antonelli, per come la vedo io, non è stato positivo. La Prema, è vero, ha avuto dei grandi problemi in Bahrain, quindi il Bahrain escludiamolo, però a Jeddah, cioè, io leggo dei commenti, delle parole, secondo me, forti, a dire: grandissimo Antonelli, strepitosa rimonta. Cioè, non ha ottenuto per il momento grandi risultati, diamogli tempo assolutamente, però io sono contrario nel fomentare la gente, non va fomentata la gente. Il ragazzo va lasciata tranquillità di crescere, va lasciato crescere, maturare, perché non so se li stai leggendo, Filippo, mi puoi ridire i risultati, sì, sì, di Kimi a Jeddah? Allora, a Jeddah 2 sesti posti, in Bahrain un 14° e 1 decimo. Cioè, a Jeddah, voglio dire, ha fatto 2 gare normali, cioè niente di straordinario. Decimo posto nel mondiale al momento. E leggo commenti anche di organi di stampa che dicono: strepitoso Antonelli, fantastica rimonta. Ragazzi, 2 sesti posti sono risultati deludenti se corri con la Prema. Deve crescere in pace. Lasciamolo in pace e facciamolo crescere, perché arriverà, però per il momento non ha ancora fatto nulla, quindi non parliamo di Mercedes in Formula 1, perché questo è un ragazzo che ha talento, però non bisogna sparare dove ancora non si è visto niente in questa Formula 2. Nelle categorie minori ha fatto vedere tanto, è andato fortissimo, ma va lasciato tranquillo. Tra l'altro, gara 2 in Arabia Saudita, visto che abbiamo aperto questa parentesi anche sulla Formula 2, gara 2 in Arabia Saudita, l'ultimo fine settimana, vinta da Enzo Fittipaldi, che è nipote d'arte, perché ovviamente il nonno, credo, sì, il nonno è Emerson Fittipaldi, 2 volte campione del mondo. Questo, insomma, perché lo sapete, mi piace in qualche modo rompervi le scatole anche con queste citazioni. Male Mercedes, passo indietro, secondo me siamo d'accordo su entrambe le auto. Allora, Hamilton aveva deluso anche
in Bahrain, Russell in Bahrain meglio. Tra l'altro Russell ha iniziato bene il fine settimana a Jeddah, perché era stato il secondo più veloce nelle libere dietro Fernando Alonso, però poi in effetti si è un po' perso. Mercedes in evoluzione ormai direi definitiva per certi versi, cioè aspettano un futuro migliore, Davide? Sì, assolutamente sì, e Hamilton demotivato, ragazzi, Hamilton veramente sta già con le valigie in mano da questo punto di vista qui. Io non trovo neanche iperprofessionale, onestamente, il suo atteggiamento. Sembra già proiettato, ovviamente, all'esperienza in Ferrari. Si era parlato inizio anno della possibilità di lottare per podi e vittorie, ma non è così, e la Mercedes avrà anche una situazione difficile da gestire, perché in questo momento, se Verstappen rimanesse in Red Bull, chi prendi? Cioè, effettivamente, chi vai a prendere per fare un salto di qualità? Perché gli Esteban Ocon, i Sainz, non è che ti possono garantire in teoria qualcosa in più di un George Russell. Posso fare un nome? Ti posso fare un nome interrompendomi? No, Oscar Piastri, ieri meravigliosamente quarto. Sì, ma non ha vinto un gran premio. Cioè, noi parliamo di Mercedes... Però... No, ragazzi, però è un classe 2001, cioè comunque la seconda stagione, ha fatto una stagione soltanto. Io onestamente, ieri vedendo la gara, l'altro ieri ormai, scusatevi, ho fatto questa associazione, perché hai perfettamente ragione. Hamilton andrà via, io non credo che Verstappen andrà, io credo in generale in Mercedes, ma sicuramente non ci andrà a breve. Ho detto, perché la Mercedes non punta su Piastri? Una coppia Russell-Piastri, giovani, di talento, compatibili, lo dirà il tempo. Ma prima di tutto ha firmato un contratto lunghissimo con McLaren, quindi è abbastanza blindato, sì. È blindato, e poi secondo me un team come Mercedes ha bisogno di un campione, cioè non puoi, cioè, allora Russell in questo momento non è secondo a Piastri, cioè voglio dire, quando ha avuto una macchina competitiva ed è finito in una stagione particolare, in una nuova era di Mercedes, comunque il suo gran premio, il suo weekend con Sprint Race e Gran Premio in Brasile, Russell l'ha portato a casa davanti ad Hamilton. Quindi dei numeri nei primi 9 GP, comunque in una stagione regolare del 2022, andò sempre in top 5. Secondo me il problema non è Russell, ragazzi, è questo monoposto che non va. Wolff non ci sta capendo assolutamente nulla, perché è evidente che nel momento in cui sono venuti meno dei capisaldi della squadra, adesso ovviamente è tornato Allison, chissà quanto l'avranno pagato per cercare di mettere una pezza ad una situazione che sembra crollata definitivamente, però sta di fatto che quest'anno Mercedes rischia veramente di affondare. Gabriele Lega 2000 ci ricorda che Mercedes, da quando è entrato in Formula 1, ha sempre avuto un campione del mondo come pilota, insomma, quindi se tanto mi dà tanto, stai in qualche modo suggerendo ai vertici Mercedes di sostituire Hamilton con qualcuno. Infatti giustamente 2010, 11 e 12 c'era Schumacher, e poi naturalmente venne sostituito da Lewis Hamilton. Stai suggerendo, credo indirettamente, di sostituire Hamilton con qualcuno dei campioni del mondo in roster, però a parte Verstappen ci sarebbe Alonso. Però ragazzi, cioè, allora, ora parliamoci chiaro, Fernando Alonso weekend relativamente positivo in Arabia Saudita, è stato il più veloce nelle libere del giovedì, ha chiuso quinto la gara di ieri, in qualifica è arrivato quarto, quindi insomma è stato costantemente tra i migliori, seppur mai giocandosela con la Red Bull, quindi con le posizioni di primissima fascia. Però ragazzi, cioè, a me fa un po' sorridere, cioè, il fatto che in chiave mercato il nome di Alonso sia un nome gettonato. Perdonatemi, Alonso è un principe del motorsport, è un pilota che forse ha vinto tanto di meno di quanto avrebbe meritato. Un paio di mondiali con la Ferrari, almeno uno con la McLaren, insomma, ha vinto tanto meno di quanto avrebbe meritato in questo sport. È uno che ha vinto la 24 ore di Le Mans, è uno che ha vinto IndyCar, IndyCar, giusto? Dove ha vinto Alonso? Corso di Indianapolis senza vincere, bravo. Ha vinto però la 24 ore di Le Mans, ha corso un'ottima Dakar anni fa, questo dimostra veramente la poliedricità, è un principe del motorsport, quindi davanti a Fernando Alonso dobbiamo soltanto toglierci il cappello. Però ragazzi, nel 2024, per il 2025, il nome caldo del mercato è Fernando Alonso, no dai, cioè, allora veramente vai da Lando Norris, vai da Oscar Piastri, blindati da McLaren, ma giovani e determinati, e giocati con loro una possibilità di futuro. Cioè io sorrido all'idea di che la Red Bull perde Verstappen e prende Alonso, la Mercedes perde Hamilton e prende Alonso, cioè
Ma tanto conta la macchina, cioè il pilota, ragazzi, ormai non conta niente, cioè a parte poca roba, cioè Verstappen sì, la differenza la fa, ok, ma la macchina fa tutto, ragazzi. Ma voi pensate che se a Norris mettete in mano la RB20 non ti vince tutte le gare? Leclerc non ti vince tutte le gare? Cioè, ragazzi, io con la macchina io resto convinto che Verstappen ci stia mettendo tanto. Te lo mette del suo, ma adesso l'hai visto in queste prime due gare, Perez, tranquillamente secondo. Perez, non Norris, non Leclerc, cioè un pilota normale che ti arriva senza problemi. Ormai, ragazzi, il pilota una minima differenza la fa. Il giro di Verstappen in qualifica è stato da sogno. Per carità, io non dico che il pilota non conta niente. Conta, ma è relativo quello che conta. Cioè, secondo me, se allora, c'è però, scusami, Alonso o Norris... Ti rifaccio la domanda, no, ti riformulo la domanda. La Mercedes dovrà chiaramente rilanciarsi partendo da un progetto tecnico migliore di quello degli ultimi anni, e questo progetto lo affida nelle mani di Fernando Alonso, o ti aggiungo la Red Bull, che dovrà confermarsi qualora perdesse Verstappen, affida il progetto di conferma nelle mani di Fernando Alonso? Per me in un anno te lo vince il mondiale Alonso. Se Alonso gli dai la Red Bull che ha adesso Verstappen, il mondiale te lo vince in ciabatte. Non ho e dubbi. Mercedes si rilancerebbe con Alonso? Ma non si rilancia neanche con Piastri la Mercedes, ragazzi. Cioè, sì, probabilmente la Mercedes la do più a Piastri che ad Alonso, perché tu devi impostare un progetto a lungo termine. La Red Bull la do ad Alonso, ma senza proprio dubbi. Cioè, ha fatto una gara Alonso mostruosa sabato, quinto davanti alla Mercedes. Cioè. Alonso è un fenomeno, ripeto, è un principe del motorsport, però oggettivamente non è che mi fa sorridere, però mi viene strano, ecco, mettiamola così, vederlo come uomo mercato. Cioè, ma per me Alonso, perché è cambiata la Formula 1. Ma perché è cambiata la Formula? Allora, il discorso che abbiamo fatto su Berman può essere rapportato anche per gli over 40. Cioè, queste Formula 1 sono facili da guidare. Cioè, un tempo, oggettivamente, parte senza andare a prendere i Fangio, gli Ascari, quell'epoca, sì, beh, lì. Certo. Cioè, io penso che negli anni 80, 90, ma anche i primi anni 2000, sarebbe stato impensabile poter fare dei risultati clamorosi a 42 anni. Cioè, oggi come oggi, queste monoposto, ragazzi, sono veramente facili da guidare. A parte che il calendario si è dilatato oltre misura rispetto ovviamente a quell'epoca che ho citato, quindi adesso ci saranno 30 gradi nel 2024 tra spinte race e GP. Ma sta di fatto che un Alonso è in perfetta condizione fisica, è motivato, se lo metti nella condizione di avere un team intorno, probabilmente, anzi, è più motivato di Hamilton. Perché Hamilton ormai il solo ha fatto, cioè qualsiasi cosa potrà dire di aver sfiorato sino all'ultimo giro l'ottavo riconoscimento iridato, cosa che non è riuscita a nessuno, e già sta in tripla cifra. Alonso sono praticamente 10 anni che non vince e ha la fama di essere sì un rompisquadra, ma ha la bava alla bocca come pilota, è un animale da gara. Quindi io un Alonso nel contesto giusto lo ci vedo bene. Sta di fatto che questi ragazzi giovani a me non sembrano neanche avere questo mordente clamoroso. Cioè, tu ti parli di Piastri, ma anche lo stesso Norris. Norris oramai si è eclissato, ragazzi. Cioè, uno non ha vinto un GP. Sì, Norris è un po' deludente inizio stagione. McLaren non proprio... Però perché non hai la possibilità, ragazzi. Cioè, quanti sono sti piloti che noi diciamo grandi talenti, ma che non hanno vinto nulla? Piastri, Norris, anche Leclerc io ci metto, perché alla fine 5 vittorie, Russell, 1 vittoria. Cioè abbiamo tanti talenti che però non possono essere sfruttati. Cioè vincono sempre gli stessi. Da quando loro hanno debuttato hanno vinto solo Hamilton e Verstappen. Cioè io non credo che sia colpa di sti giovani. Cioè è semplicemente una Formula 1 triste, vergognosa, con dei regolamenti vergognosi, che non ti dà la possibilità di emergere. Perché se ogni gara Verstappen dopo un giro a 3 secondi sul secondo... strepitoso lui, strepitosa la Red Bull, ma è una Formula 1 che non funziona. Quanti sono i piloti che noi menzioniamo e diciamo lui ha fatto meno di quello che poteva fare, ma non hanno la possibilità, non hanno la macchina. Cioè io li ritengo tutti forti, perché però finché non hai la macchina non ci possiamo esprimere, cioè non possiamo dire quello è un campione. Purtroppo cioè, anche ai tempi del dominio di Schumacher, ogni tanto Montoya vinceva una gara, Raikkonen vinceva una gara, Ralf vinceva una gara, Alonso vinceva le sue prime gare. Iniziavamo a capire qual era il livello di questi piloti. Adesso Verstappen fa 20 vittorie su 21, ma come fai a capire quanto vale un altro pilota? Cioè, il buon Domenicali dovrebbe farsi delle domande invece che andare a correre in Arabia Saudita. Lui è qui per lui, lui è qui per lui. La FIA, anche la FIA che ha fatto questo regolamento ridicolo. Cioè, dovrebbero farsi delle domande.
Siamo d'accordo. Ultimi messaggi, poi ci spostiamo sulla MotoGP, ragazzi, perché lì secondo me ne vedremo delle belle, ma per davvero, secondo me, durante questa stagione. Qua, ragazzi, le gare sono troppo noiose con il gommista che alle interviste dice sempre falsità sui prodotti assurdi, l'abbonamento lo disdico, questo la Formula 1 ancora viva. Giorgi 95, vediamo per Perez, perché lui inizia sempre bene e poi si smarrisce. Beh, quest'anno sembra aver iniziato anche con un certo equilibrio mentale. Gabriele Lego 2000, ai tempi di Piquet, Senna, Prost, Capelli, finivi le gare con le ferite alle braccia. Beh, tempi epici, ma in realtà direi che fino a fino a quello che c'è stato, fin qui del nuovo millennio, le gare erano sicuramente avvincenti, perché anche nel dominio Ferrari, quello di Schumacher, come raccontava prima Davide, evidentemente c'erano ben altri tipi di gare. Rodican, no, questo qua parla dell'Atalanta, ti rinviamo dopo ovviamente per quel che riguarda il calcio, che tornerà dalle 15. Ultimo quarto d'ora scarso, spostiamoci sulla MotoGP. Io credo, ragazzi, che quello di quest'anno possa essere un mondiale meraviglioso. Nonostante ieri Bagnaia abbia fatto la lepre, la sprint race l'ha vinta Jorge Martin. Io vedo un Jorge Martin che si è messo alle spalle mentalmente la delusione dello scorso anno. Vedo una KTM forte. Ieri Pedro Acosta ha fatto segnare un record storico per la MotoGP, è stato il più giovane pilota a far segnare il giro più veloce in una gara di MotoGP su KTM non ufficiale. L'ufficiale è arrivata meravigliosamente seconda con Binder. Bene Marc Marquez, perché il quarto posto io oggettivamente lo giudico in positivo. Gara regolare, gara di sostanza per Marquez, la prima ufficiale con la Ducati del team Gresini. Benino anche Nea Bastianini. Io ringrazio la Ducati perché comunque ha consegnato delle moto da anni di grandissima qualità, e soprattutto credo che quest'anno, per questo motivo, sarà una stagione veramente da voto alto in pagella. Davide Russo. La penso come te, ci divertiremo, sottoscrivo ogni parola. Costa mi ha sorpreso tantissimo, ragazzi, quando ha fatto quel sorpasso su Marc Marquez. Sì, ok, la gestione delle mescole, quello che volete, però ragazzi, questo è un talento vero. E totale. È arrivato, sì, come un tornado su questa gas, e tra l'altro che errori ha fatto la KTM, lo dicevamo, a confermare Miller. Potevano creare un top team con Brad Binder e Acosta, e invece niente, l'australiano non sta più in piedi e veramente poteva essere lasciato lì in gas. E invece per quanto riguarda l'approccio di Marc Marquez in Ducati, anche secondo me positivo, certo non ha fatto l'exploit, cioè non ha lottato per il podio come magari i suoi tifosi si aspettavano, però sta di fatto che potrà crescere, perché il feeling e la velocità c'è. Quindi diamogli tempo da questo punto di vista, però applausi a Bagnaia, che ha tenuto una condotta di gara perfetta, un ritmo indiavolato, gestione delle mescole ideale, ed è partito subito con l'obiettivo di mettersi davanti a Binder e Martin. Il vice campione del mondo lo scorso anno, anche lui benissimo nella sprint race, però ragazzi, la gestione delle mescole di Martin è deficitaria, cioè questo bisogna dirlo, in gara non riesce a tenere bene il ritmo perché le spreme troppo all'inizio della gara, e quindi Bagnaia in questo è diventato un maestro, quindi dobbiamo riconoscerlo al torinese. Gabriele Lega 2000, che oggi si sta sostituendo all'Albo d'Oro, perché prima ci parlava dei campioni del mondo della Mercedes, adesso ci parla dei non campioni del mondo di KTM. Dice: la KTM da quando è entrata in MotoGP non ha mai avuto un campione del mondo, a differenza di Mercedes invece nel suo messaggio precedente sottoscriveva che ce n'ha sempre avuto almeno uno. Come pilota Brad Binder ottimo, manca di esperienza la KTM ovviamente in casa a Pedro Acosta, ma l'abbiamo detto, questo è un progetto perlomeno a medio termine. La Formula 1 ancora viva, invece dice la MotoGP peggio della Formula 1, che almeno al pubblico ieri la gara non c'era nessuno. Hai ragione. Allora, ricordiamo che c'è questo paradosso enorme: la Formula 1 più noiosa forse di sempre è anche la Formula 1 più ricca di sempre, e questo è un paradosso che ovviamente per noi che la seguiamo, addetti ai lavori, appassionati, fa storcere il naso, però ovviamente per chi gestisce poi economicamente il carrozzone è la risposta più efficace. Cioè la Formula 1 dominata dalla Red Bull è una Formula 1 che in giro per il mondo fa sold out praticamente ovunque. La MotoGP dominata tecnicamente dalla Ducati, ma con un roster
di piloti che possono giocarsela, e anche lo scorso, cioè sono due anni di fila che la Ducati comunque vince il mondiale all'ultima gara, ragazzi, cioè c'è un dominio, ma non è un dominio così assoluto di uno pilota con una moto, è una categoria che sta un po' perdendo appeal da un punto di vista commerciale. Giovanni Messi, non ti chiedo di commentarci questo perché ne parliamo abitualmente, mancano i nomi, mancano i personaggi, mancano i duelli, però su quest'ultimo aspetto potremmo vedere un 2024 con qualche duello in più, e soprattutto può essere l'anno della definitiva consacrazione di Bagnaia? Cioè, se Bagnaia quest'anno vince il mondiale, oltre a essere il suo terzo di fila e quinto in carriera, e quindi si elegge, numeri alla mano, tra i più grandi della disciplina, può raggiungere una definitiva consacrazione? Cioè, quest'anno gli avversari mi sembra che ci siano, e di credibili. Cioè, se riesce a mettersi tutti alle spalle anche quest'anno, no, non sei d'accordo. Sono d'accordo con Davide, che è diventato un maestro in tante cose, anche la crescita che fa tra il sabato e la domenica, però per me io avversari credibili non li vedo. Cioè, oggettivamente non li vedo, perché Bastianini ormai, ragazzi, mi sembra fuori dalla Ducati ufficiale, cioè anche ieri non si è mai visto, quinto, lontano, non lo so cosa gli è successo a Bastianini. Martin in gara, ragazzi, non c'è. Cioè, Martin è il pilota del sabato, ma la domenica, ieri, sin da subito si è visto che non ne aveva. Marquez ha fatto per me una grande gara, ma la GP23 è su un altro pianeta rispetto alla 24. Cioè, c'è una differenza abissale. E anche qui la Ducati ha fatto un lavoro super simile a quello della Red Bull in Formula 1, perché anche in MotoGP i rivali sono cresciuti, ma Ducati ha fatto quello step ulteriore. Cioè, la GP23 quest'anno non ti basta per vincere il mondiale, mentre la GP22 l'anno scorso era molto forte e vinse tante gare, se vi ricordate, con Bezzecchi, di Gian Antonio, andava forte. Quest'anno la GP23 non è all'altezza della 24, Marquez farà fatica proprio per questo, cioè non ha il mezzo per competere con Bagnaia, con Martin. Poi ovviamente lui col talento ci metterà del suo, crescerà durante l'anno, ma non ha una moto da mondiale. Cioè Bagnaia non ha rivali. Uno, perché è cresciuto e quindi ha fatto tanta esperienza, adesso è veramente un tutt'uno con questa moto. Ma quali sono gli avversari? Cioè io Binder in chiave mondiale non ce lo vedo. Martin ha ancora problemi la domenica, si sa. Poi comunque non ha la moto ufficiale, quindi a livello di gente con cui lavora nel team, il team Prima Prava, che è un team di altissimo livello. Martin ha la versione 2024, diciamo, ma che non è un team ufficiale, non è assistito dal team ufficiale, quindi non, la differenza c'è, altrimenti sarebbe ufficiale anche Martin, no? Ah, certo. A livello di team, quindi di avversari non ne vedo. Cioè Sebastianini è questo, l'altra Ducati Factory non c'è, quindi le giapponesi meglio che si ritirino per le figure che stanno facendo. Cioè non ci sono rivali credibili, ragazzi, non c'è un rivale. Un dato clamoroso di Martin, ragazzi, che io già lo scorso anno vi avevo segnalato, e che all'inizio di questa stagione vi rilancio. Allora, Martin ha vinto 8 delle ultime 9 sprint race. In realtà è una sprint race in meno, perché come ricordate lo scorso anno quella in Australia fu annullata, quindi tecnicamente sarebbero state 10, ok? Su quella non abbiamo ovviamente risultati, però delle ultime 9 sprint race disputate, Martin ne ha vinte 8, ed è arrivato secondo nell'unica che non ha vinto, in Malesia. Delle stesse 9 gare, quindi cancello l'Australia, delle stesse 9 gare della domenica ne ha vinte 3. Cioè c'è un rendimento totalmente scostante di Martin. Diciamo che Martin è un po' il Leclerc della Formula 1 nel rapporto sabato-domenica. Cioè Leclerc ha una percentuale bassissima di pole position trasformata in vittoria la domenica. Martin ha una percentuale forse ancora più bassa di sprint race trasformata in vittoria nella gara della domenica, che ovviamente danno più punti. Quindi, come è successo lo scorso anno, se il tuo avversario diretto, Pecco Bagnaia, ha una regolarità di risultati, magari con meno acuti ma con più costanza, vince lui il mondiale. Ma c'è soltanto un discorso legato alle gomme, come diceva Giovanni, Davide, ci può essere dell'altro? C'è un discorso legato magari al fatto che il team privato gestisce la gara in maniera diversa e peggiore di un team ufficiale? Cioè, perché c'è questa disparità? Cioè, lo scorso anno noi l'abbiamo detto tante volte, ci abbiamo scritto anche fiumi di inchiostro, cioè Martin aveva messo la freccia per vincere il mondiale, perché ogni sprint race andava davanti a tutti per distacco, poi la domenica crollava. Stessa cosa mi sembra sia ripartita quest'anno. Allora, premesso che le sprint race in MotoGP possono funzionare rispetto alla Formula 1, comunque non sono il punto di riferimento per fare una valutazione su di un pilota.
perché no. In una normale situazione, ovvero prima ovviamente dello scorso anno, i piloti venivano valutati in gara, cioè Martini in modo meno raffinato cerca una strategia alla Stoner. Se ricordate, Stoner in Ducati partiva, cercava lo strappo, accumulava vantaggi e andava a amministrare nell'ultima parte di gara, al di là ovviamente delle bagarre che ci sono state tra i piloti. Però questa era la sua impostazione. Martin non ci riesce, cioè in gara non riesce ad accumulare quel gap sui secondi, specialmente quest'anno che sembra che con le case europee comunque questo vantaggio si sia ridotto. Anche l'Aprilia è cresciuta tanto, abbiamo parlato di KTM, ma anche l'Aprilia con Aleix Espargaró, addirittura Pecco ha dichiarato che Aleix avrebbe potuto vincere la gara se fosse partito meglio nella sprint. Quindi dei passi in avanti ci sono stati. Il problema è che da una parte Martino non è cresciuto, cioè non mi sembra maturato, è ferocissimo sul giro secco, è un animale nella sprint race, però poi si va a perdere nel momento più importante dove vengono poi attribuiti i punti pesanti, no? In gara. E di conseguenza c'è un fattore anche team, cioè Pramac inevitabilmente, ragazzi, hanno le seconde scelte, cioè ne parliamo di piloti, ma dietro ad un team ci sono meccanici, strateg, tecnici di ogni tipo, ingegneri che non sono nel team ufficiale, cioè ci sarà un motivo per il quale i meccanici stanno lì, cioè sicuramente sarà anche una scuola di crescita, però per un pilota probabilmente il problema andrebbe a risolversi con il passaggio nel team factory. Ma io ti faccio questa domanda: ma secondo te, con un rinnovo che hanno fatto, perché fresco di rinnovo Bagnaia, farebbero vincere uno spagnolo? Cioè adesso hanno trovato questa alchimia perfetta, un po' come Red Bull c'hanno Verstappen con Bagnaia. Perché vai andare a mettere i bastoni tra le ruote a Bagnaia, creando una condizione che probabilmente sarebbe quella della McLaren nel 2007 con Hamilton e Alonso? Cioè secondo me non hanno neanche l'interesse a mettere Martino nelle stesse condizioni di Bagnaia. No, quello no, però io non voglio continuare a non rassegnarmi all'idea che, a parte ti aggiungo una considerazione, evidentemente all'interno della Ducati l'ambiente che si è creato intorno a Bagnaia, anche per tutto quello che abbiamo letto all'inizio della diretta di oggi, è ben più di qualità, è ben più sereno rispetto a quello che c'è intorno a Verstappen e Red Bull, no? Insomma, le notizie di queste ore lo certifica, ogni Bagnaia, oltre ad aver modellato su se stesso questo progetto tecnico, ha anche, diciamo, un entourage che vive in serenità intorno ai suoi risultati. Io voglio continuare però a convincermi del fatto che la Ducati possa non ricorrere a gerarchie interne, ok? Quindi che possa mettere quest'anno Marc Marquez e a maggior ragione Martin nella condizione di giocarsela fino in fondo e che poi alla fine a prevalere possa essere. Io lo scorso anno non credo che Ducati abbia, cioè considero a priori il fatto che Ducati possa aver fatto subentrare delle gerarchie. Io ribadisco quello che ho detto prima, credo che Bagnaia abbia avuto la meglio su Martin per una questione di regolarità che Martin evidentemente non ha, regolarità di prestazioni. E Bagnaia, visto ieri, mi sembra un Bagnaia oltremodo cresciuto dal punto di vista mentale, quindi doverosamente da annoverare tra i favoriti. Però ti faccio un sì, esempio, scusami, ti interrompo. L'anno scorso Gran Premio d'Australia, Martin domina la gara, ma che succede nel finale? La gomma soft che aveva scelto per quattro posizioni non gira. A Bagnaia sono stati i suoi uomini a consigliare, dopo l'analisi dei dati, guarda, andiamo con la media perché è meglio per arrivare fino in fondo. A Martin questo, di questo non se ne è parlato, perché il team ufficiale chiaramente ha una sua superiorità, cioè ha una, certo, magari hanno delle capacità superiori, analizzano meglio i dati. In Pramac sono strepitosi, hanno vinto il titolo a squadre, però sicuramente rispetto al team ufficiale c'è anche meno esperienza, c'è anche però, meno, scusa, questo è un discorso di qualità di uomini, non di strategie, sì, non di gerarchie. No, io parlo di qualità. Io su quello ti do ragione, è normale che chi ha la squadra migliore, oltre che la moto e il pilota o la macchina e il pilota migliore, alla fine vince, quindi è ovvio che la squadra faccia la differenza, ma io non credo che Ducati fermi Martin, capito che ti voglio dire? Cioè l'errore là c'è stato, Giovanni, hai perfettamente ragione, ma perché chi gestisce le gomme per Bagnaia è più bravo di chi le gestisce per Martin, hai perfettamente ragione, ma non perché la Ducati abbia fermato Martin, cioè capisci? È diverso, no? Prima con Davide dicevamo, non può la Ducati permettersi di far vincere il mondiale a uno che non sia Bagnaia. Io resto convinto che se intanto tu hai una moto Ducati, per lo più nel caso di Martina, l'ultima versione, a Ducati cambia poco, che poi Bagnaia ci rimetta tanto con un altro discorso,
Ma io voglio credere che quest'anno sarà un mondiale divertente, all'altezza. Vi chiedo soltanto una considerazione su Marc Márquez, però, cioè gli ultimi 5 minuti, apriamola un po' più l'argomentazione su Márquez. Quarto posto finale, quinto nella sprint race. Davide, ho detto una prova di quantità, di volume, prima ancora che di qualità. Ti aspettavi, al di là di quello che raccontavano in giro, te ti aspettavi qualcosa in più o qualcosa in meno? No, io mi aspettavo qualcosa in più, ragazzi. Ma non perché perché semplicemente considero Marc Márquez un dio sulla moto, cioè parliamoci chiaramente, non è un ragazzo qualsiasi che sbarca in Ducati e ha bisogno di tanto tempo. Il problema secondo me l'ha individuato Giovanni, cioè che questa GP23 più di tanto non può, anche a livello proprio di potenza nei rettilinei, cioè è stato lì, ha lottato poco, ha dovuto gestire. Non è stato aggressivo come lo aspettavo. Poi la top 5 ci sta, per l'amor di Dio, però negli ultimi 2 anni il team Gresini aveva dominato, no, in Qatar, quindi teoricamente era anche un tracciato favorevolissimo al team, non tanto al pilota. Però voglio semplicemente aggiungere una cosa, poi lascio la parola a Giovanni, in merito anche a Bastianini. A me un Bastianini così in difficoltà nel Team Factory a me puzza tantissimo. Cioè, tu dici il discorso di Bagnaia, per me c'è una concentrazione totale su Bagnaia. Giovanni, anche prima perché... di lasciarti l'ultima considerazione su Marquez, però vi cito testualmente il pilota spagnolo che ha detto, ma l'avrete letto anche voi, finalmente mi sono divertito, più facile guidare così con questa moto rispetto al passato, ti puoi quasi rilassare. E lui guida la Desmo 23, Marquez ovviamente. Sì, no, concludo solo su Bastianini, perfettamente d'accordo con Davide. Bastianini nel 2022 vinse 4 gare con Gresini, arrivò terzo nel mondiale, quindi c'è sicuramente qualcosa di strano, perché io non ci credo che Bastianini sia diventato un brocco, cioè non ci credo. La Ducati ufficiale, così come la Red Bull e Verstappen, la Ducati ufficiale è Bagnaia. Cioè chi arriverà lì verrà macinato, non c'è niente da dire su questo. Quindi Bastianini purtroppo è capitato in questa situazione, ma anche Martin, secondo me, se andasse nel team ufficiale non avrebbe vita così facile. Márquez, io invece sono abbastanza, cioè la gara di Márquez mi ha soddisfatto, diciamo. Alla prima gara in Ducati, comunque subito nettamente la prima GP23, abbiamo visto il team di Valentino Rossi è crollato, c'è una fatica estrema con le altre due GP23, è stato facilmente davanti ad Alex Márquez, deve imparare, ha bisogno di tempo, secondo me è normale che abbia bisogno di tempo, perché comunque non è più un ragazzino, è una moto totalmente diversa dalla Honda e secondo me arriverà, certo, in chiave sviluppo, però la GP24 aveva anche più margine della 23, quindi bisognerà vedere se arriverà, quando arriverà. Ragazzi, questo l'ho già detto, Filippo, non possiamo considerarlo un duello alla pari Márquez-Bagnaia, perché Bagnaia ha un caccia sotto al sedere con la squadra ufficiale, Márquez ha un'ottima moto, un ottimo team, ma la differenza è atroce. Qui non si può parlare di Bagnaia che batte Márquez, cioè non esiste sta cosa. Già ci stanno provando con la narrativa, ho sentito durante il weekend, ma sì. Ragazzi, se volete capire le cose come stanno, sentite a noi, perché insomma, noi siamo... A noi non interessa di vendere prodotti, di vendere... No, ma poi posso dire una cosa, però l'ha detto anche lo stesso Márquez, cioè se non volete sentire noi addetti ai lavori, o noi nello specifico, noi sentiteci naturalmente se avete un'ora di tempo a settimana, però l'ha detto anche Márquez, sentite i piloti, cioè Márquez lo ripete praticamente dalla prima sessione dei test. Ragazzi, cioè noi non possiamo giocarcela alla pari, possiamo provarci perché è giusto che sia così, ma loro riferiti a Bagnaia e la Ducati ufficiale sono evidentemente ancora su un altro pianeta. MotoGP che ritornerà al pari della Formula 1, quindi si continua con questo suicidio mediatico di sovrapposizione. Quanto abbiamo detto che saranno? 11, 12, 11, il weekend in cui, 11, in cui si correranno in simultanea sia Formula 1 che MotoGP. Formula 1 il 24 marzo in Australia, MotoGP 23 e 24 marzo a Portimão in Portogallo. Ieri tra l'altro ci sono state le elezioni in Portogallo, quindi troveranno anche un nuovo governo, non gli cambierà nulla, però era così una notizia di colore che andava ad aggiungersi. Noi ci rivediamo invece lunedì prossimo, perché siamo arrivati ai titoli di coda della diretta di oggi. Dobbiamo lasciare la linea agli amici del calcio, ad Attilio Malena, che ci parlerà e vi parlerà come al solito di Serie B. Settimana prossima, lunedì, saremo il 18, giusto, di marzo, quindi vigilia sia per il weekend di Formula 1 che per quello di MotoGP. Capiremo
come sono cambiati nei prossimi giorni gli scenari, soprattutto in casa Red Bull, cosa succederà all'interno di questo Horner Gate, ma naturalmente poi Ferrari, Ducati e quant'altro. Grazie Giovanni, grazie Davide, buon lavoro, ci vediamo settimana prossima, grazie davvero. Ciao ragazzi. E come detto vi lasciamo agli amici del calcio della